21 in punto, l'appuntamento è il numero 31 con Velo, la rubrica di TV6 dedicata interamente al mondo del ciclismo. Siamo al terzultimo appuntamento della stagione, ovviamente aspettando la prova dei professionisti del mondiale torrido di Doha. Intanto c'è stata già la vittoria di Tony Martin nella prova a cronometro, oggi bella medaglia di bronzo per negli under 23 di Maresco, anche se con un po' di rammarico, perché è stata una volata finale in cui l'italiano forse avrebbe potuto anche strappare un risultato migliore. C'è stata la medaglia d'argento di Lisa Morzenti, ne parleremo, ma soprattutto ci concentreremo su quelli che sono i pronostici, le aspettative per questo mondiale che abbiamo detto torrido, sarà una sauna in Qatar, vedremo come andrà a finire. Certo che l'aspetto climatico reciterà un ruolo da protagonista. Poi ovviamente ci sposteremo nelle vicine Marche, perché domenica torna una gran fondo, la gran fondo della Marca Fermana, e abbiamo anche degli ospiti, degli amici che ci hanno raggiunto in studio dalla regione nostra confinante, e parleremo di quelle che sono le aspettative per questo evento molto importante. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi, 392-623-7060. Vi ricordo anche la possibilità di seguirci in diretta sulla nostra pagina Facebook, eccola qua, TV6, cliccate mi piace, basta scendere un pochino e per vederci, eccoli qua, eccola qua, la nostra diretta. Si torna in bici con Velo, il nostro Maurizio Daqui, che già saluto e ringrazio insieme a Silvia Gentile per la parte tecnica, si è già sbizzarrito con questo post con cui ci delizia ogni settimana. Io comincio a salutare e ringraziare gli ospiti di questa sera, ovviamente il padrone di casa, un applauso, Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera a tutti. Per parlare di mondiale, soprattutto della prova dei professionisti, ritrovo con piacere Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Grazie a voi di avermi invitato. Accanto a te Leonardo Bevilacqua. Ciao Leonardo, ben ritrovato. Grazie. Un applauso anche a te. Abbiamo detto che parleremo anche soprattutto della gran fondo della Marca Fermana, lo faremo insieme, reduce da, non dico fortunata, perché insomma parlare di fortunata con Capodarco sarebbe una bestemmia, ma da Capodarco poco dopo Ferragosto, adesso si ricimenta con questa classica d'autunno. Gaetano Gazzoli, ciao Gaetano. Ciao, buonasera a tutti. Accanto a te ritrovo con piacere Adriano Spinozzi, ciao Adriano. Ciao, buonasera, buonasera. E poi con una maglia di Capodarco e con l'altra della Gran Fondo Marca Fermana saluto Monica Properzi e Carla Ciuccarelli, ciao ragazze. Ciao a tutti. Benvenute ai nostri studi. L'anteprima finisce qua, tra poco inizia Velo, voi non cambiate canale, un piccolo break e poi pronti per partire con la puntata numero 31, a tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear. Ventunesimo appuntamento con Velo, ben ritrovati per questo terz'ultimo appuntamento stagionale con la nostra rubrica di ciclismo che anche quest'anno insomma sta per chiudere i battenti, non prima però di avervi fatto vivere, raccontato, analizzato quanto succede in un mondiale un po' particolare, diverso rispetto a tutti quelli tradizionali che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Come detto, due medaglie per gli azzurri con la Morzenti, oggi con Marezco negli Under 23. Straordinaria la prova di Tony Martin invece nei professionisti a cronometro. Il tedesco come al solito fa sua la specialità della casa anche nella rassegna iridata. Ovviamente le nostre attenzioni si concentreranno su quella che sarà la prova dei professionisti per cercare di capire quali saranno le insidie e le caratteristiche climatiche di un mondiale alternativo, mettiamola così.
Prima di iniziare la discussione vi ricordo ancora una volta il numero per interagire con noi, il 392-623-7060, vedete in alto a destra dei vostri teleschermi, eccolo qua. Luciano, parto da te, ma soprattutto parto un po' a ritroso, poi nemmeno tanto, con le due medaglie azzurre che arrivano da due ragazzi molto interessanti, in due prove molto diverse, che però ci restituiscono comunque un movimento in ripresa. Sei d'accordo? Ma diciamo che ieri, con la vittoria di Tony Martin, si è conclusa la prima fase di questi mondiali, che erano dedicate tutte alle cronometro. Secondo me veniamo fuori, sì, con una medaglia d'argento da una ragazza juniores, appunto la Morzenti, ragazza che sicuramente con questa medaglia si proietta anche per essere un atleta di vertice nel prossimo futuro. Però obiettivamente nelle prove a cronometro abbiamo fatto delle pessime figure. Avevamo nei dilettanti under 23 una grande speranza, che era Ganna, che però probabilmente è arrivato a questo mondiale non tanto fisicamente deconcentrato, però soprattutto psicologicamente non ha avuto l'approccio giusto per affrontare questa prova mondiale, dove obiettivamente tutto il movimento ciclistico italiano puntava molto a questo ragazzo. Quindi sulle prove a cronometro obiettivamente... Però neanche ci puntavamo più di tanto, sì. Per Ganna, però ci non può ci, stare. Sì, ci può stare una prova di un ragazzo che già ci ha regalato tante soddisfazioni negli ultimi due anni, però obiettivamente questo è un campanello d'allarme. Purtroppo sono oramai parecchi anni che in Italia ci difendiamo male nelle prove a cronometro, quindi perché probabilmente anche nelle corse in Italia di cronometro i corridori ne fanno poco, e quindi se non c'è l'allenamento a praticare questo tipo di sforzo, questo tipo di esercizio, probabilmente poi quando si va a competere con i mostri sacri delle cronometro facciamo effettivamente grande fatica. Quindi probabilmente c'è, dopo queste prove iridate, una pausa di riflessione, capire come far riprendere questo tipo di esercizio a tutti i corridori italiani. Ritengo che probabilmente in Italia di cronometro se ne fanno veramente poche. Di corse a tappe, a volte le prove a cronometro ce ne stanno anche poche, dedicate alle categorie under 23, e quindi poi quando si va a confrontarsi con le nazionali più forti del mondo, obiettivamente facciamo veramente tanta fatica. Sì, avevamo Ganna, un ragazzo che obiettivamente può garantirci qualcosa di importante, però come ripeto, in questa edizione dei campionati del mondo non mi è sembrato assolutamente il Ganna che conosciamo. Poi era stato impegnato molto nella prova olimpica, probabilmente l'atleta è arrivata a fine stagione con delle motivazioni diverse dalla prova olimpica, quindi da questo atleta che nel recente passato in queste prestazioni ci aveva fatto vedere delle cose buone, obiettivamente ha fallito l'appuntamento. Però poi non si è visto nemmeno qualche atleta nei 15, nei 10, quindi è un movimento sulle cronometro da rifare. Il 22esimo quinziato, però insomma, diciamo che purtroppo sì, questa è la niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, nel senso, neanche, voglio dire, non è che noi siamo partiti per il Qatar per le prove a cronometro, almeno credo. Siamo andati lì a fare un po' presenza, sì, giusto, perché purtroppo sono anche le prove a cronometro, noi se potessimo le elimineremmo. Però non possiamo ragionare in quest'ottica, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, dobbiamo capire dove dobbiamo migliorare, perché poi sono prove che assegnano medaglie, le medaglie sono pesanti,
certi tipi di risultati devono essere ottenuti per mantenere anche un prestigio che l'Italia ha, che ha avuto nel recente passato. Quindi sulle cronometro veramente non ci si aspettava niente di eclatante, però questa edizione ci ha bocciati in modo netto e c'è da riflettere un po' per quello che si è visto, insomma. Poi oggi c'è stata la prima prova su strada, sì, e dove nella prova Elite Under 23, dove una prova dove normalmente si dà molta attenzione alla prova degli Under 23, perché la prova Under 23 è poi in proiezione alla prova di domenica prossima, è un banco di prova importante sia per verificare il percorso, le condizioni climatiche, il vento, e io penso che oggi i professionisti che domenica saranno impegnati alla prova mondiale hanno visto e hanno cercato, tu dici, l'hanno studiato bene, l'hanno vedendo studiato gli Under bene. 23 correre, soprattutto è la prova dove si riesce a capire effettivamente le difficoltà che i percorsi presentano. Quest'anno veramente un percorso tutto pianeggiante, quindi è un mondiale, come abbiamo già detto anche la settimana scorsa, dedicata ai velocisti. Si sperava in condizioni climatiche con un po' più di caldo per rendere questa prova anche più massacrante, con un po' più di vento, invece oggi c'era un po' di vento ma non come avevano pronosticato. Quindi se dovessero essere le condizioni domenica prossima della giornata di oggi, obiettivamente e la possibilità di non arrivare in volata ce ne sono veramente poche, quindi sarà un mondiale anche quello di domenica prossima in base a quello che si è visto oggi, soprattutto dedicato ai velocisti, quindi non penso che ci siano spazi per poter attaccare, a meno che domenica prossima, oggi c'era 30 gradi, quindi non è che era una temperatura non così estreme come pensavamo. Come pensavamo, però dicono che potrebbe arrivare il gran caldo, però io penso che si potrà correre a temperature di 30, massimo 35, 36, 37 gradi. Però qui abbiamo anche Ruggero Marsoli che ha vinto un Matteotti a 38 gradi, sono temperature abbordabilissime. Invece il buon Cassani una settimana fa aveva messo in grosso risalto questa grossa problematica, che però ad oggi non si è visto questo grande caldo, non si è visto questo grande vento, e quindi andremo alla prova dei professionisti con delle condizioni ideali per correre e vedremo cosa combineremo di buono. Ruggero, vengo da te e poi anche da Leonardo Bevilacqua, per piccolo passo indietro rispetto al ragionamento di Luciano sulla cronometro, nel senso lui dà un'interpretazione molto netta in chiave negativa di quella che è stata la prova a cronometro italiana in generale, soprattutto tra i professionisti. Dall'altro lato c'è anche un'altra chiave di lettura, che è quella che ho provato a dire io. Beh, insomma, però neanche si può pretendere, non avendo nessuno, poi in realtà sì, la corsa Quinziato è arrivato 22esimo, però insomma non avendo nessuno specialista, tutto sommato forse un bilancio troppo negativo rispetto alle aspettative della vigilia. Io credo che grosse aspettative alla vigilia, appunto, non neanche le avevamo. Cioè, Quinziato è un ragazzo che correva con me, avrà 36-37 anni, è un bravissimo atleta, un ragazzo che è fortissimo sul passo, ma comunque dannata. È lì sicuramente perché altri corridori non abbiamo altri corridori in Italia che questa specialità la affrontano con passione, con devozione, e quindi poi arrivare ai grandi appuntamenti preparati. E questo, come diceva Luciano, è un problema. Io mi ricordo dai primi anni da professionista non avevo neanche la bici da crono a casa, mentre gli spagnoli, che a livello fisico, con formazione fisica,
sono come noi, siccome in ogni corsa a tappe che si faceva in Spagna, Vuelta Valenciana, Burgos e quant'altro, avevano sempre le biciclette da corsa e quindi da crono, e quindi avevano quella cultura, crescevano con quella cultura, e quindi poi negli anni ti migliori e crei atleti adatti a quella competizione. E poi una medaglia fa sempre comodo, perché come in questo caso andremo a affrontare un mondiale tutta pianura, magari in partenza non abbiamo grandi chance nei confronti di corridori blasonati, e poi ci andremo, e quindi una medaglia in una prova a cronometro faceva comunque comodo, ma non ci stiamo pensando da anni. Io sono passato professionista nel 97, quindi già da allora, ricordo prima di me, negli anni d'oro ci provava Fondrest, poi negli anni miei Pinotti, cioè non credo che abbiamo avuto una grossa cultura nelle crono. Purtroppo abbiamo perso Malori per un grave incidente, che poteva essere l'uomo che poteva dare delle garanzie a medaglia, però non l'abbiamo potuto sfruttare. Chiaramente di fronte a corridori del calibro di Martin, che se non sbaglio questo è il quarto titolo mondiale. Sì, il quarto titolo mondiale. Dopo la tripletta del 2011, 12 e 13, Martin. L'atleta ha lavorato per questo, una nazione quarta della Germania, mi ricordo Jan Ulrich, molto forte a cronometro, quindi c'è proprio una nazione, c'è proprio una scuola dietro questo. E lo possiamo fare anche una piccola parentesi, la stessa cosa vale per la pista, non voglio parlare di pista assolutamente, però anche questo è vero. E quindi, tornando a noi, per quanto riguarda le crono, bisogna guardarsi allo specchio e ricostruirci un po', perché è una prova che conta a livelli mondiali, e per un atleta, soprattutto in vista di un atleta poi anche valido per una corsa a tappe, comunque è una prova molto importante. Leonardo. Ma io volevo un po' difendere Ganna, non perché sono di parte, però parliamo di un ragazzo che ha vinto i mondiali a inizio stagione a Londra su pista, sì. E dove praticamente un ragazzo che viene da un titolo mondiale poi si trova a fare le Olimpiadi non si sa come, partendo all'ultimo giorno, quando si sapeva che la Russia veniva eliminata dalle Olimpiadi, e praticamente ha dovuto tappare quel buco e fare una prestazione che, se quel giorno non aveva la Cina come squadra di riferimento, poteva entrare dentro i primi quattro alle Olimpiadi. Poi cioè, l'avvicinamento a questi mondiali. Cioè, si dice che il corridore è stato fatto correre troppo perché giustamente, ma nella squadra ha fatto solo 22 gare sto ragazzo, le altre gare le ha fatte con la nazionale italiana, sì. E cioè la nazionale italiana, se non ha saputo amministrarlo e portarlo lì a quelle condizioni, certamente c'è sempre la situazione. Andava bene vincere il mondiale a Londra, andava bene partecipare alle Olimpiadi, andava bene a vincere la Parigi-Roubaix, che è l'unica volta che un corridore italiano ha vinto la Parigi-Roubaix da dilettante, questo andava bene, e poi si dice che è stato spremuto, ma da chi? Chi ha programmato, cioè ha fatto 22 gare da dilettante con la squadra Colpack, la situazione delle cronometro, questo è un ragazzo che ha 19 anni, appunto. Adesso che cosa vogliamo? No, sai cos'è Leonardo? Vado a corroborare il tuo discorso, nel senso che a volte i talenti sono in Italia talmente pochi che uno ne abbiamo, sì, lo facciamo, sì, correre anche di notte. Ma nel caso specifico di Ganna è stata proprio una giornata, no? Perché esatto. Il corridore vale, è come se vale. Sì, sì. Spremuto, comunque anche lui ha dichiarato di aver avuto una giornata, no? E in quel giorno lì, nello specifico, veramente ha fatto caldo. E sì, bisogna anche mettere in posizione anche questi regolamenti dei dilettanti. Allora, quando si fa una squadra, cioè questa squadra veniva da risultati dell'anno scorso, medaglia d'argento e perso il mondiale
perché non si sono capiti, anche perché sono dilettanti ed è giusto che sia così. Però vengono convocati tre che hanno partecipato al mondiale l'anno prima e poi all'ultimo momento si presenta, per la, è buono per l'Italia, una medaglia, però si presenta un professionista che da 2 anni è in una squadra professional, certamente il morale dei ragazzi non è quello che ci deve essere per affrontare un mondiale. Certo. Cioè io non voglio, anzi a noi fa piacere che ha vinto la medaglia, però cioè, se la nazionale ha puntato su questi ragazzi per tutto l'anno, li ha portati in giro, li ha non li ha fatti correre per avere i risultati, poi arriva il mondiale dove bisogna raccogliere e si trovano a essere gregari o gestire un professionista. Questo certamente non fa bene per il ciclismo dilettantistico, questo non è una critica, anzi che ben venga, però facciamo regole certe. Facciamo, cioè, sì, che il dilettantismo rimanga nel dilettantismo e che il professionismo... Perché questo smonta. Un Consonni che l'anno scorso è arrivato secondo al mondiale, se avete visto nel finale si sbracciava per cercare di dare una mano a... alla medaglia che abbiamo preso, però questo cioè, è da ammirare che un ragazzo dilettante, l'unica possibilità nella storia, l'anno prima è arrivato secondo, quest'anno poteva anche dire la sua, però si è messo a disposizione di un professionista, non lo so a che, con che morale Ganna, Consonni e questi vanno a fare, a difendere l'Italia, dilettanti, professionisti. Poi per quanto riguarda Ganna non è che si accusava l'atleta assolutamente, anche perché l'atleta è arrivato in pienissima condizione fisica, l'hanno detto, ho letto un articolo perlomeno, i test davano in grande condizione Ganna. Sì, ma lui ha dei numeri altissimi, sì. Diciamo, cioè non è che, io penso che l'atleta non è che non è arrivato in forma, è probabilmente psicologicamente che non ha retto l'impegno agonistico, certo. Perché poi arriva 14esimo, se lui fisicamente non stava bene, fai 4º, 5º, 6º, ma non fai 14esimo. Probabilmente 14esimo significa che psicologicamente è arrivato stanco. Oggi è psicologicamente rimasto anche è caduto, cioè questo ci fa capire, non è che uno cade anche vuol dire che non era brillante, però ti dico, come fa un corridore da 19 anni partendo da gennaio, vincere un mondiale è una cosa mai successa da 30 anni, vincere una Parigi-Roubaix, vincere ed essere protagonista nelle gare internazionali che la federazione è costretta a fare e a portare i corridori per prendere il punteggio e per andare su. Sì. Cioè è stato impegnato nelle Olimpiadi, negli europei e poi prove questo del mondo. Allora, gestiamo, non da parte, non diamo la colpa alla società, ma vediamo ma un po'. Nessuno, Leonardo, di... ha dato colpa alla società, assolutamente. No, non, la società ha lavorato benissimo, ha portato l'atleta. Guarda, se avete seguito oggi la televisione, Beppe Conti, possiamo fare il nome, il giornalista, ha detto sono dalle società, giustamente le società spremute, ma qui spremute 22 gare, cioè mo non voglio dire, ma la squadra di Umberto, ragazzi del secondo anno, tra agosto e settembre hanno fatto 22 gare, cioè, sì, sì. Stiamo a parlare di Ganna che parte da gennaio e siamo a ottobre, ecco, questo non era una critica costruttiva, anche perché, cioè, facciamo il regolamento, ma una professional può fare può correre in mezzo ai dilettanti, cioè se lo può fare si dice sta a posto, però la Continental, ma che poi qua non si capisce niente, questi regolamenti speriamo che ce le fanno sapere come sono. Intanto un telespettatore da casa condivide pienamente il tuo discorso, Leonardo. Gaetano, sul discorso, e anche Adriano Spinozzi, volevo far intervenire sul discorso di Leonardo Bevilacqua. Voi siete d'accordo con quanto ha detto? Adriano, vuoi cominciare prima tu o prima Gaetano? Ma io metterei meglio Adriano, che è più esperto, perché
come motociclista, come radioinformazione, sta lì con i professionisti, li vedono tutti. No, sono d'accordo sul discorso di bevi l'acqua e anche su quello che ha detto Ruggero Marsoli, perché per quanto riguarda Ganna è indovinato, cioè purtroppo negativamente una giornata no, e ci può stare per un ciclista che lo fa di professione. E sono d'accordo con bevi l'acqua, con questo ciclismo che è un po' complesso, no? Queste squadre continental, professional. E questo ragazzo secondo me non è stato spremuto assolutamente da parte della Colpack dilettanti, ecco, magari andava seguito meglio dalla federazione e dalle nazionali e dai tecnici competenti per le specialità che doveva affrontare questo mondiale lui. La giornata no ci sta per un ciclista, anche io sono stato ciclista e confermo quello che ha detto Ruggero Marsoli, ci può stare. Certo, Luciano Rabottini dice 14esimo, uno della specialità della cronometro come Ganna è un risultato proprio negativo. Non era secondo me preparato a livello di allenamenti, tecnica per quanto riguarda la cronometro, perché poi è anche caduto, come dice Leonardo, non è proprio, era assolutamente negativo. Certo. Certo, intanto tra un po' andiamo in pubblicità, Luciano, visto che tu hai parlato della situazione climatica rispetto al mondiale professionistico, andiamo, vediamoci un po' quello che sarà, abbiamo trovato, sì. Siamo andati proprio, vedi, non è che ce lo siamo inventati, queste sono le previsioni per Doha. Ci vuole le mantelline in pratica. 33 gradi, insomma, non è che sia una cosa irrespirabile. Quello che si dice dai giornali, che ha fatto i rulli col cappotto, con la mantellina. Sì, poi peraltro dico anche nei bagni riscaldati, ha fatto una specie di sauna in bicicletta, una cosa pazzesca, invece poi magari si ritrova un mondiale in cui la mantellina ci vuole, ma forse per il freddo, no, ovviamente si scherza. Però dei professionisti e non solo, continueremo a parlare dopo la pubblicità, ci dobbiamo fermare e torniamo tra pochissimo. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32 presso la ex Monti. Apriamo adesso la parentesi legata al mondo dei professionisti. Insomma, abbiamo visto la bella affermazione di Tony Martin, quarta medaglia iridata per lui, quarto titolo mondiale, è diventata un po' una sicurezza. Insomma, la Germania va ai mondiali di fatto già quasi con una medaglia in tasca, quella della cronometro di Tony Martin. Però Luciano, bisogna dire che insomma, grande affermazione, però Kirienka, Castrovieco sono insomma cronomen che si stanno, Kirienka lo conosciamo, però questo Castrovieco è davvero molto interessante, anche l'europeo l'abbiamo visto molto in forma. Sì, lo spagnolo che sfrutta anche una stagione più che positiva, la sua, quindi però ottima quinto prova. Posto di un irlandese, Mullen, che è stato per molto tempo fatto a decidere. Giovanissimo, questo è da seguire nei prossimi anni. Anche se la prova di Tony Martin è stata veramente devastante, sì. Dopo una stagione anche deludente. Lui è stato protagonista nella prova di domenica scorsa, nella prova a cronometro a squadre, dove è stato il grande trascinatore della vittoria della Quick Step, la prova mondiale. Quindi sfrutta al meglio una grande condizione, e domenica sicuramente come tedesco si metterà a disposizione ai suoi velocisti. I velocisti tedeschi domenica probabilmente saranno i grandi favoriti della prova in linea, quindi lui potrebbe essere veramente l'uomo di riferimento, l'uomo che potrebbe tirare una volata, potrebbe tirare fuori un ventaglio, potrebbe essere l'uomo in più di questa nazionale, che non sono in tanti, però quando hai un uomo così importante puoi farlo lavorare, puoi chiedergli un sacrificio importante. Quindi un Tony Martin che dopo una stagione non esaltante, né questa e probabilmente nemmeno quella dell'anno scorso, si riscopre grande atleta con due grandi titoli mondiali, sia quello individuale che quello a squadra. Ecco, questa è la prova, eccola qua, la prova su strada. Ruggero, parto da te perché, vabbè, si dice Sagan grande favorito, poi c'è Cavendish, perché per le volate Cavendish va messo sempre, però qui lo squadrone veramente ce lo ha la Germania. C'è Kittel, c'è Greipel, sì. Se si arriva in volata c'è Degenkolb. Sì, addirittura la... Cioè, rischio di fare due su due. Chiaro, ci sono tanti tedeschi, sono portati per questi percorsi qui e... L'abbiamo detto, la stessa Etics ha 14 corridori che fanno i mondiali. Io credo, cioè sono convinto che dopo la stagione positiva, tutto sommato, di Cavendish, perché comunque ha vinto quattro tappe bellissime al Tour de France, e secondo me rimane il corridore, il velocista principe di sempre, ma anzi... direi, perché veramente c'ha è proprio fisicamente un'esplosività pazzesca su un percorso così completamente pianeggiante. Cavendish potrebbe essere il mio favorito. Poi chiaramente e Sagan in che cosa è più favorito dei favoriti? Allora, chiaramente Sagan, prendiamo le quotazioni dei bookmakers. Chiaramente ci sono diversi corridori che sono adatti a questo percorso. Sagan, Greipel, Kittel, Christoph, ce ne sono. Sagan ha fatto anche egli una stagione esagerata, con la maglia di campione del mondo ha vinto 11 gare, quindi qualcosa di pazzesco.
però l'ho sempre visto non proprio come un velocista puro, l'ho sempre visto un corridore. Corridore intendo colui che va forte sulla maggior parte dei percorsi, chiaramente con un'altimetria non esageratissima, anche se Sagan dimostra di andare forte anche e soprattutto in salita, e quindi sicuramente sarà un piazzato della volata, se la giocherà, però Cavendish è un mio favorito. Probabilmente Sagan potrebbe pagare anche il fatto che non ha una squadra importante, insomma la Slovacchia non è parte lui. Sì, allora, la squadra è importantissima. Però quanto è importante per questo corridore, percorso? Per un corridore come Sagan, che è un corridore bravo a mantenere le ruote e poi un corridore che si fa rispettare, sicuramente riesce a trovare degli alleati in gara. La squadra è sempre molto importante, è naturale, perché poi potrebbe far da padrona a questo percorso, un ostacolo potrebbe essere il vento e quindi la combinazione di ventagli. Il ventaglio si crea al momento in cui c'è un vento laterale e i corridori si mettono nel lato opposto della carreggiata, partendo dal centro della carreggiata, uno a fianco all'altro fino a ricoprire quasi tutto l'asfalto, quasi tutto, e in modo che già dalla decima alla undicesima posizione il corridore inizia a far fatica rimanendo a ruota in quanto prende vento. E quindi con del vento e squadre poco organizzate sicuramente potrebbero crearsi dei gruppettini, e quindi ci vuole un corridore molto sveglio, tra questi Sagan, ma i velocisti sono tutti molto svegli, sono tutti corridori che riescono a vivere di opportunità. Quindi è vero la squadra, è vero l'ultimo uomo, ma è sempre una circostanza di eventi, di situazioni. Chiaramente bisogna stare attenti alle cadute, che in un percorso pianeggiante potrebbe avvenire di tutto. Chi te l'ha insegnato il ventaglio, Marzo? Chi te l'ha insegnato il ventaglio? Ma guarda, io rimanevo sempre fuori dal ventaglio. Allora dici chi non ti ha imparato? Perché teoricamente è semplice. Quando parliamo di ciclismo, noi la squadra, l'ultimo uomo, il treno, è tutto bello, è tutto il ventaglio. Quindi sembrerebbe tutto. Tu pensi che mi diceva un corridore che la corsa più difficile da vincere è la Milano Sanremo, perché è la più semplice da interpretare, perché tutti sanno che per vincere bisogna partire in quel punto. Quindi in realtà diciamo cose semplici, ma che al dunque sono difficili. Si parla di ventaglio, lì certo è tutta pianura, c'è il deserto, molto probabilmente c'è vento, tutti i corridori di spessore, sia a livello fisico e sia di nome, perché il mondiale chiaramente è sempre una selezione della selezione, e quindi il livello è molto alto. Senti, ma tu l'hai mai preparato un grande appuntamento con la giocca a vento? No. No, però se il risultato è vincere il grande appuntamento, guarda, me ne metto anche due di giocca a vento. Certo. Buonasera, volevo ricordare che un nostro atleta abruzzese Under 23, Francesco Di Felice, che salutiamo perché è stato più volte nostro ospite, che corre con la Calzaturieri Montegranaro, che è al primo anno nella categoria, poche settimane fa è arrivato terzo a Polignano e sesto in un circuito in Lombardia, e noi lo salutiamo e gli facciamo davvero tanti complimenti a Francesco Di Felice. Luciano? Ma io, tornando sulla prova di domenica, è una prova dedicata ai velocisti questa sicuramente, però dipende da come andrà la corsa. Io mi auguro che veramente ci sia più caldo di quei 33 gradi che pronosticano in questo momento, e che ci sia veramente tanto vento. Perché questo? Perché perlomeno verrebbe una corsa molto dura, molto massacrante, sempre dedicata ai velocisti, però potrebbe venire dei velocisti diversi, corridori sì veloci ma campioni, tipo Tom Bonen, tipo Peter Sagan, che io mi auguro che possa riconfermare questo titolo, perché ha onorato alla grande la maglia iridata questa stagione. Ci potrebbe essere Greipel, cioè corridori che sono abituati a fare fatica, il velocista che è capace anche di vincere la grande classica,
come una Roubaix, come un Giro delle Fiandre, quindi il corridore veloce però campione fondamentalmente. Invece, ah, se... ecco perché poi che ci dirai i pronostici, ecco perché mi hai fatto quel nome che mi hai fatto prima, va bene, va bene, continua. E concludo invece che se ci sarà una corsa controllata, tranquilla, come noi non ci auguriamo, potrebbe venire fuori altri tipi di velocisti, velocisti più alla Cavendish, più alla, al colombiano Gavira, più dedicato a Kittel, Marcel Kittel, che non viene da una stagione, sì, da una chiaroscuro, stagione brillante, però domenica scorsa nella prova a cronometro, con la Quick Step è stato uno, ho letto che è stato veramente il corridore più determinante alla conquista del titolo mondiale di questa squadra. Quindi anche Kittel, se dovesse essere una corsa tranquilla, viene fuori un velocista diverso. E quindi dipende tutto da come si svolgerà questa corsa. Poi teniamo presente che dobbiamo stare molto attenti alle fughe. Alle fughe normalmente quando il percorso è selettivo, duro, all'inizio del mondiale va via sempre quella fuga di 7, 8, 10 corridori, riescono a prendere anche 7, 8, 9, 10 minuti, però su un percorso difficile e duro tu hai la possibilità anche di chiudere, perché poi sulle salite puoi recuperare un minuto e mezzo a salita. Invece in questo caso bisogna stare attenti a mandar via le fughe, perché un percorso non difficile, la fuga ti può prendere un vantaggio che poi recuperare in pianura diventa difficilissimo. Quindi penso che tatticamente bisognerà stare molto ma molto attenti. Per quanto riguarda la nostra nazionale italiana... Sì, tra un po' ne parliamo, ci arriviamo alla nazionale italiana, però volevo andare da Leonardo Bevilacqua, perché Leonardo è chiaro che si temeva molto il caldo e probabilmente non ci sarà, asperità nemmeno a parlarne, probabilmente come dicevano sia Luciano che Ruggero, forse l'unico aspetto è il vento da tenere sotto controllo, perché per il resto non ci sono, non dovrebbero esserci grosse difficoltà, la corsa va più interpretata. Sì, siamo a un mondiale e praticamente ci sono anche i giochi di squadra, cioè non solo di nazioni. Nazioni, squadre, interessi. Questo è un discorso che a Luciano piace tantissimo, soprattutto quando si parla di costruttori di biciclette. Ma è vera questa cosa? Sì, sono cose importantissime. È logico che ci vorrà sempre diciamo l'uomo, il corridore. Poi non so perché Luciano ha rinvitato me e Marzoli dopo la bella figura che abbiamo fatto l'anno scorso insieme a Luciano, abbiamo sbagliato tutto. Comunque siamo qua ancora per rovinarci, fare brutta... per fare ancora forse mi ha invitato apposta. Comunque cioè queste cose saranno determinanti per il mondiale. Certamente la fuga, chi lavorerà, perché in molti mondiali dice ma come mai tira la Polonia, o perché tira la Colombia, cioè sono giochi che hanno sempre un nesso di squadra, di marca di bici, di tutto. Come ha detto Luciano, due sono tipologie di corridori che possono, o il velocista puro, e io farei dei nomi così vediamo se facciamo la figura, come dico per primo Buanni, e non a caso, cioè avete visto la volata di oggi, molto nervosa, molto forte, sgomitate,
praticamente la rivediamo tra un po', quella che ha dato la medaglia di bronzo a Marezzo, che diciamo col suo modo di essere, anche se giocato la partecipazione al Tour de France, non so se ricordate che prima di partecipare al Tour de France ha avuto una scazzottata. Lui anche ex pugile, non ha potuto fare il Tour de France, dove poteva anche vincere qualche tappa. Per un francese è importante fare, certo, il Tour de France. Lui ha delle motivazioni, perché anche in questo punto della stagione dobbiamo trovare corridori che hanno dei motivi in più per fare bene. Poi, non essendo duro, però oggi ho visto il gruppo sempre in fila. Cioè si fa molta fatica con tutti quei rondò, tutte quelle queste strade, il vento, cioè ci sono tante piccole cose che basta non avere la gamba brillante, rimani dietro e riandare davanti è duro. Perciò, per esempio, Buoni e non posso fare a meno di mettere Cavendish, che sono due velocisti che, perché poi se andiamo a vedere un corridore che stava lì, poteva dormire tutto il giorno e alla fine lo portavano in volata. Basta avere un corridore che ti porta davanti, se hai le doti riesci a tagliare. E poi certamente corridori più corridori come Sagan, come non si fa. Non si può fare a meno, certo, di nominarlo, anche se il campione del mondo è molto difficile che si ripeta, però bisogna mettere. Io volevo fare un'osservazione e volevo fare intervenire Gaetano Gazzoli. Su questo percorso c'è di tutto, Gaetano, tu sei un ottimo organizzatore. Ci sarà il vento, ci sarà il caldo, ci sarà tantissime difficoltà. C'è una cosa che manca il pubblico. Per un organizzatore fare manifestazione del genere, e tu sei testimone di una manifestazione che è inverso, quando veniamo a Capodarco c'è troppo pubblico, dice Ruggero. Dovete togliere qualcuno che tanto. Qui c'è la pecca. Pass, no, almeno. Qui c'è la pecca, in questi giorni la comunicazione ha messo in grande risalto. Come si fa un campionato del mondo e vedere uno sprint con 10 persone di pubblico? Che tipo di spettacolo può essere poi questo? Poi le 10 persone mi sa che penso che erano tutti fotografi. Sì. Niente, non dà spettacolo. Io vedo quando a Capodarco che c'è tutto quel pubblico, il pubblico un po' stesso non è che ha un bubillo, e per loro tutti i corridori applaudono a tutti, essendo i corridori che per poter passare su dove sta tutto quello pubblico soffrono, ma vanno all'arrivo. Perché? Perché il pubblico stesso, ecco la Capodarco di quest'anno, gli dà la sensazione di spingere più una bicicletta, la forza di concludere la corsa. E il pubblico è il pubblico. Il ciclismo c'ha bisogno del pubblico, perché senza pubblico anche i corridori girano lì, girano senza nessuno che li applaude, nessuno che li guarda. Non lo so. È come chiedere a un grande artista, un grande musicista, di dare il meglio di se stesso, però, a porte chiuse. Come si fa a chiedere il massimo da questi ragazzi domenica prossima quando non hai un minimo di motivazione? Niente, nessuno che ti applaude, nessuno che ti dice vai, che ti devo dire una cosa del genere. Comunque, oggi addirittura il mondiale, guarda, sono caduti per le transenne, Gaetano. Sono caduti per le transenne quando non c'era pubblico e c'era 10 persone solo all'arrivo. Potevano anche togliere quelle transenne, perché almeno avremmo evitato quello. Non serve. Però dobbiamo pubblico, eccolo qua, è tipo Capodarco, mettete è uguale, proprio identico, però ai bordi delle strade. Sai chi punto i mondiali? Gaviria. Sai che mi ha vinto a Capodarco Gaviria, venuto lì 19 Gaviria, anni. Peraltro a Capodarco mi ha vinto i traguardi volanti a Porto San Giorgio. Aveva un colombiano che ti vince i traguardi volanti a Porto San Giorgio. Peraltro colombiano atipico, perché va forte anche su pista, non è il classico scalatore. Abbiamo parlato anche nelle scorse settimane della scuola. Ha terminato anche la corsa, adesso non so che piazzamento ha fatto. E poi è esploso, capito?
Comunque l'USI giustamente ha motivato questi mondiali in Qatar. Sappiamo tutti che per avere solo l'organizzazione della manifestazione mondiale ci vuole 2.500.000 euro. In questa occasione l'USI con questi mondiali in Qatar riporterà a casa ben 5 milioni, quindi c'è stato un investimento di rientro. Speriamo che poi, dà qualcosa alle grandi organizzazioni. E poi, secondo me, in un anno dove l'attenzione principale era la prova olimpica, allora l'USI dice in questo momento era giusto incassare questi 5 milioni di euro in un'edizione che probabilmente, anche se l'avessimo fatta in Europa, ci sarebbe stato meno interesse, perché appunto c'è stata la prova olimpica che è un po' offuscato questa prova iridata. Tanti anni fa, cioè non tanti anni fa, quando si faceva la prova olimpica non si faceva nemmeno il mondiale. Fino al 90 mi sembra. Però questi 5 milioni di euro mi auguro che siano poi reinvestiti alla base, nelle società giovanili, negli organizzatori. Per le gare organizzate come capodanno, perché tanta gente costerà ancora di più, sicuramente. E guarda come è contento Gaetano, gli dici che gli alzano anche la tassazione. Peraltro oggi abbiamo rivisto, stiamo rivedendo la volata che ha dato la vittoria al norvegese Halvorsen. Praticamente questo è Capodarco, Maurizio. Ok, la rivediamo con piacere, ma poi la rivedremo. Che ha dato il terzo posto a Maresco. Peraltro sull'arrivo, Luciano, abbiamo visto, erano 20 persone. Forse qualche genitore e qualcuno con la macchinetta, cioè niente di eclatante. Andiamo un po' sulla nazionale italiana, perché Leonardo, se la corsa dovesse andare liscia come l'olio, come probabilmente tutti i fattori dicono, non dico che faremmo la stessa figura del cronometro, però insomma siamo quasi tagliati fuori dal discorso medaglie, o no? Cioè, se arriva il gruppo in volata? Speriamo che Nizzolo, visto il suo momento può salvarci, perché poi non so come Cassani potrà arginare o cercare di farsi notare. È un po' difficile, forse queste nostre parole speriamo che siano smentite, però il problema... Ma in che modo si può... È lì, il percorso certamente non va a favore dell'Italia, è un percorso così dove si può attaccare, dove si può creare, cioè il ventaglio potrà essere, però... ci sono corridori ben più specialisti dei nostri. Poi, come ho detto prima, tra squadre e nazioni, se c'è qualche piccola alleanza, lì spaccano veramente il gruppo. Cioè, i corridori, abbiamo visto come nel Tour de France, i corridori della Quick-Step, quando facevano i ventagli facevano fuori anche corridori di prestigio, perciò dobbiamo stare attenti a queste cose. E penso che uno come Cassani queste cose le dirà ai corridori e speriamo almeno di essere lì in mezzo per giocarci qualcosa. Adriano, e poi vado da Ruggero, come si può rendere diversa una corsa che invece dalle previsioni già ce l'abbiamo in testa? La strategia del ventaglio, penso che con questo tipo di percorso parecchie nazionali vorranno adottare. Ma io volevo fare una cosa, volevo dire, per quanto riguarda un favorito, non so se è stato detto, il francese De Mar, velocista che ha vinto la Milano-Sanremo, una gara di 300 km, è arrivato secondo la Parigi Tour, dove è stato sorpreso in volata da Gaviria. E io penso che è uno dei velocisti più in forma in questo momento, secondo me.
E niente. Sì, sì, io ho segnato, lo sai perché Adriano? Caro Adriano, tu ti sei messo in un guaio. Corre per la FDG. Perché? FDG. Siccome qui non abbiamo mai azzeccato un pronostico, ma non è neanche facile. Sai che se poi azzecchi devi venire giovedì prossimo. A Marzoli e... No, tu devi venire però, giovedì prossimo. L'ho seguito in queste ultime gare, l'ho seguito in queste ultime gare e mi ha veramente impressionato. Alla Parigi Tour, una gara di 300 km, stavo sorpreso da Gaviria, non in volata, ma ai 500 metri. Ha vinto una Milano Sanremo, una grande classica di 300 km e secondo me è uno dei grandi favoriti giusto. Per il mondiale, uno dei corridori più in forma al momento. Sono due poi fra l'altro tutti quelli che sono stati detti questa sera sono sicuramente favoriti. Cassani comunque una strategia la adotterà perché come dicevi tu Jacopo la nazionale italiana è battuta in partenza sicuramente avrà qualche strategia per sorprendere, per cercare di non arrivare in volata. Certo, assolutamente. Speriamo che domenica non sia una questa è la vittoria di De Mano. Una cartolina già vista, una fuga, poi la fuga prende 78 minuti, poi il gruppo la riprende, tipo una tappa al Tour, tappa al Giro d'Italia e poi arriva in volata. Dopo è noiosa per noi che stiamo a vedere la televisione, invece se sta insieme si aspetta sempre qualcuno che esce, qualche fuga, invece se te va via una fuga subito in partenza. E la corsa diventa noiosa. Peraltro non abbiamo mai in tutti questi anni non abbiamo mai pensato al premio che deve portare chi indovina il pronostico. Vabbè, pensateci. Luciano. No, io volevo ritornare su una tematica che avevamo tirato fuori tempo fa e addirittura sono stato anche criticato in televisione perché fin quando riguarda le prove dilettantistiche, juniores, va bene, c'è il motivo di andare a partecipare a una prova mondiale con le maglie nazionali, ma quando si parla di ciclismo professionistico io sono sempre dell'avviso che alla prova di ciclismo bisogna andare con le proprie squadre, 18 squadre Pro Tour, 10 corridori a squadre e tu partecipi, poi vincerà un tedesco, vincerà un italiano, vincerà un francese e prenderà la maglia chissà. Però il ciclismo professionista è tutta un'altra storia rispetto al ciclismo di base, quindi io sono convinto per dare più qualità a una prova mondiale. La prova mondiale deve essere fatta con le 18 squadre Pro Tour, ogni squadra si sceglie i propri corridori in base al percorso, quest'anno sarà dei velocisti, si porteranno i velocisti, l'edizione dura si porteranno gli scalatori, per far sì che la prova mondiale sia veramente di qualità. Noi andremo alla partenza di questo mondiale, e oramai è classico, ci saranno gli egiziani, ci saranno i turchi, ci saranno le nazioni del Sudafrica, ci saranno 100 corridori che non c'entrano niente con il campionato del mondo di ciclismo su strada. Però questa mia idea, che oramai me lo porto dietro da tempo, in qualche circostanza non è stata molto accettata. Quindi per dare qualità e per far sì che la corsa sia veramente vera a un campionato del mondo di ciclismo professionista non bisogna andare con le nazionali ma bisogna andare con le squadre Pro Tour. C'è Leonardo prima di rispondere che alza la mano. Aspetta Leonardo, pensaci perché ci dobbiamo fermare altrimenti dalla regia cominciano a tirare pugni sul muro. Ci fermiamo per l'ultima volta, torniamo tra pochissimo. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Ciclisport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Ciclisport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Eccoci rientrati, ultima parte di velo numero 31. Leonardo, su questa battaglia che con lui, tra virgolette, da un po' di tempo, di Luciano che dice, peraltro ha avuto anche dei commenti piuttosto censori qualche settimana fa, lui dice, beh, vabbè,
onde evitare che vadano dei corridori di terzo, quarto piano, facciamo un bel mondiale con le squadre Pro Tour e passa la paura. Ma questo poteva essere l'anno, l'occasione giusta per fare questa cosa che dice Luciano, perché le Olimpiadi sono state per nazioni, giustamente, e si poteva fare il mondiale per squadra. Tipo cioè, Champions League. Si poteva fare ogni 4 anni si faceva un mondiale per squadra. O quando c'è l'Olimpiadi si faceva per squadra, poteva essere una novità assoluta. Luciano, li abbiamo fatti dire a tutti i favoriti, manca il tuo, io lo so qual è, e ti dico anche che dato... Dillo tu. Dire tu, io ho visto la quotazione... È parecchio interessante anche se ci butti lì un euro. No, vabbè, avevo detto Marcel Kittel così... No, vabbè, non fuori. Marcel Kittel, l'altro. L'altro? Nicky Terpstra. Nicky Terpstra. Cioè, per un arrivo, per un attacco negli ultimi 2-3 chilometri ci potrebbe essere questo corridore che è adatto a fare questi tipi di attacchi. È un corridore che ha vinto una Parigi-Roubaix, è un corridore che veramente se ci dovesse essere grande evento e quindi grande difficoltà a controllare la corsa negli ultimi chilometri, un attacco di questo tipo di corridore ci potrebbe anche stare, anche se io obiettivamente mi auguro che questo mondiale lo possa rivincere anche Sagan. Perché questo? Perché poi chi indosserà questa maglia dovrà onorarla, è un velocista secondo me sulle grandi salite di un giro, di un tour, vedere una maglia iridata a mezz'ora piange veramente il cuore, quindi mi auguro che veramente possa rivincere Sagan, perché quest'anno Sagan ha onorato alla grande questa maglia iridata e sarebbe un campione vero. Guarda, ti faccio vedere quanto è dato Nicky Terpstra. Lo vediamo, Maurizio? A 150. Sì. Sono non un favoritissimo. Perché ecco. Non è veloce. Mettiamola così. Non è però, veloce. Però quasi quasi, lo sai che mi hai messo la voglia di buttarci qualcosa su? Va bene, qui buttarci 10 euro su dei corridori forti, però non messi come grandi velocisti, uno potrebbe anche avere la voglia di investirci queste pochi euro, esatto, per portarsi a casa magari 300-400 euro, insomma, certo. Ecco, questo è un po'. Vabbè, se ci idea. Butti 10 euro, insomma, ne porti a casa qualcuno in più. Okay. Va bene, domenica, insomma, questo mondiale di Doha, ma domenica, e comincio da te Gaetano, perché ci sarà anche la Gran Fondo Marca Fermana. Noi anche negli anni scorsi, quest'anno abbiamo parlato del movimento ciclistico della vostra regione, soprattutto del Fermano. Questo appuntamento, ecco, ce lo vuoi presentare? Ma è un avvenimento molto importante, organizzato dal gruppo sportivo Falloriense insieme con Vincenzo Sandone e tutto il gruppo della Falloriense. È una corsa, diciamo, una Gran Fondo che parte da Pol San Delpedio e arriva a Fermo. I primi 80 chilometri sono turistici perché Vincenzo Sandone, cioè l'organizzazione, vuole portare quasi tutti all'arrivo insieme. Dopo ci sono i 30 chilometri, 35 chilometri ci fanno una corsa. Attraversa parecchi paesi dell'intorno del Fermano, molti paesi verranno attraversati e poi a Fermo arriva su un punto proprio veramente, c'è una salita, un pavé di circa 300 metri, giusto Adriano, 300 metri, arriva su al Duomo, forse non ci ha pensato mai nessuno lì arrivarci con una gara ciclistica, con i ciclisti, però vediamo che tutte queste corse cerca sempre i muri, cerca sempre il pavé, e adesso l'organizzatore ha voluto portare questa Gran Fondo di Porto San Delpidio di Fermo, diciamo del Fermano, l'ha voluto portare proprio su al Duomo, sarebbe il punto più alto di Fermo.
io inviterei tutti gli amici amatori che ci seguono, ecco il percorso che mi segue, che ci segue, mi piacerebbe l'iscrizione, si svolge tutta la giornata di sabato, più la mattina dalle 7 fino alle 8 e mezza e poi alle 8.45 si parte. Inviterei tutti gli amatori di prendere parte quando ci sono le grosse manifestazioni, diciamo è bello affiancarle per farle riuscire, perché così dà la voglia agli organizzatori di ripetere l'organizzazione. E poi volevo dire pure, se uno arriva la mattina, l'autostrada esce a Porto San Delpidio, riprende la statale 16, dopo 500 metri c'è l'iscrizione e c'è la partenza avanti lo stabilimento GV Plastic. Ecco, venite perché poi vi preparate, perché in finale c'è Luca Gallarò a Torano Nuovo, giusto Rabortini? Certo. Allora venite a fare questa pedalata di 125 km e poi ci vediamo tutti a Luca Gallarò a Torano Nuovo. Adriano, io stavo leggendo un po' la vostra brochure che giusto, molto gentilmente avete portato, mi ha colpito molto, nonostante insomma, il vostro territorio abbia grande tradizione ciclistica, il fatto che tutto nasca dal 2012 con la tappa del Giro d'Italia a Porto Sant'Elpidio. Sappiamo che Vincenzo Santoni è un guru del ciclismo nella vostra zona, di Porto Sant'Elpidio in particolare, e questo rappresenta un po' un connubio del ciclismo con il territorio, lo sport, le istituzioni e quant'altro. Sì, Vincenzo Santoni è il deus ex machina di questa organizzazione della Gran Fondo Marca Fermana, ma lui, oltre ad essere stato un team manager delle squadre professionistiche, è stato anche un bravo organizzatore, perché a Porto Sant'Elpidio sono arrivati i Giri d'Italia, Tirreno Adriatico, e lui con questo Gran Fondo che da 3 o 4 anni ha iniziato a organizzare, praticamente vede in futuro gare professionistiche. Due anni fa una tappa della Tirreno Adriatico è arrivata a Porto Sant'Elpidio, ha attraversato i muri fermani, praticamente le coste fermane, esatto, con percorsi veramente incredibili, strappi molto difficoltosi, e ha avuto degli apprezzamenti da parte dell'RCS. E questo arrivo che diceva prima Gaetano, questo arrivo di domenica che arriva sul Duomo, praticamente negli ultimi 500 metri è un tratto scalinate, è molto difficoltoso, e lui già prima con gli amatori vede questo arrivo e molto probabilmente in futuro ci vuole organizzare una gara professionistica. E Vincenzo, io praticamente è stato colui che mi ha fatto gareggiare tra i professionisti, è stato colui che abbiamo pedalato insieme, e adesso noi come gruppo Capodarco gli diamo una mano ad organizzare questa Gran Fondo. Ha avuto dei piccoli problemi in questi ultimi mesi, ma sono stati risolti, e noi ci adoperiamo tutti come gruppo Capodarco ad aiutare per far sì che questa manifestazione riesca nel migliore dei modi. E già lui, come dicevi tu Jacopo, vede una tappa al Giro d'Italia con l'arrivo a questo muro a fermo sul Duomo. Già, ecco. Io, per quanto riguarda Vincenzo, volevo concludere, io penso che sia un abile organizzatore, perché nelle sue organizzazioni mette sempre la promozione al proprio territorio. Un territorio che ha radici profonde, se vogliamo, perché il Fermano, le Marche in generale, voi avete avuto grandissimi atleti, li avete tuttora, grossi personaggi, grosse organizzazioni, grossi team, quindi lavorate, e probabilmente anche Vincenzo lavora su un territorio dove il ciclismo è una religione, quindi veramente fate poca fatica a mettere su una manifestazione del genere, e probabilmente avere anche i vostri ritorni pubblicitari sul territorio. Quindi complimenti a quello che fate voi, tu Adriano, ma soprattutto Gaetano, siete i punti di riferimento di un territorio dove veramente state facendo molto, perché c'è una grande tradizione sul vostro territorio. Ma io vorrei dire pure, sì, tutto è nato con il ciclismo, con Capodarco, sì, cioè quello che nasce all'indorno
è tutto nato con, diciamo, sono delle diramazioni rispetto, esatto, all'appuntamento, la passione, principale, anche gli sponsor che si avvicina, per esempio Sandoni, come è nata l'idea di Sandoni di fare i dilettanti e poi fare i professionisti a Capodarco, un certo Adriano Spinozzi arriva quinto a Capodarco, arrivando quinto a Capodarco ha trovato gli sponsor di quello che voleva, perché il folcore della gente vedendo una maglia del gruppo sportivo Falerienze di San Del Pidio arrivare quindi a Capodarco non ci sognava mai, e da lì è nata proprio la squadra dei dilettanti, poi dei professionisti, è nato il vivaio, è nato tutto, per esempio le presentazioni delle squadre, le presentazioni delle gare ciclistiche, l'ho inventato io a Capodarco tanti anni fa di presentare un evento, e poi adesso qualsiasi evento viene presentato, evento, la squadra, però prima non lo faceva nessuno. E tutto, devo dire, nasce da Capodarco. Io ho l'idea pure, vedi, con Ligoriano, che le sparo Ligoriano in finale, ho molte idee da mettere sempre dentro. Metto dentro 10 miss, la gente si mette a ridere per tutte le donne a Capodarco, tutte le donne a Capodarco, ma quelle serve perché le metti sopra la macchina, quattro macchine che gira, tutti i ragazzi dietro, io l'ho detto, guardate quanti sono le foto, guardate quanti ragazzi c'è a Capodarco a vedere la corsa, portateceli voi tutti questi ragazzi, però lo so io come ce li porto, a me critica perché porti tutte quelle ragazze, però tutti i ragazzi vanno lì, chi gli tira l'acqua, chi gli scherza, chi era cosa, intanto poi noi abitiamo lì, giusto? Noi abitiamo lì a Capodarco, siamo 30.000 persone e guardi uno a uno, non ne conosciamo uno. Tutti da fuori, sono tutti da fuori, tutta gente da fuori che si dà appuntamento per ritrovarsi a Capodarco. Questo è bello. Tu ce lo vedresti Gaetano Canzoni che organizza un mondiale a Doha, secondo me riuscirebbe a portare il pubblico anche lì. Anche lì. Adriano, volevo farti, non condivido il vostro pensiero di un velocista che non potrà onorare una maglia di campione del mondo. Sarà bello anche vederlo vincere. Non lo so, non ho capito. Cioè si riferisce forse a quello che diceva Luciano, sì, che praticamente, cioè, chi vincerà questo mondiale, cioè, non potrà onorare bene la maglia, perché essendo un velocista giustamente farà quello che potrà fare, certo. No? Però assolutamente la specialità. Per tornare alle vicende di casa nostra e casa vostra, Adriano, secondo voi che siete molto esperti in organizzazione e avete sempre un grandissimo successo, cosa hanno più a livello organizzativo le Marche e il vostro territorio rispetto a noi? Cioè, che cosa siete magari riuscite a coinvolgere di più, ecco, mettiamola così. Vabbè, anche in Abruzzo ci sono delle gare importanti, tipo il trofeo Matteotti, che insomma annualmente, con le varie difficoltà, anche quest'anno sembrava che non venisse svolto, invece all'ultimo momento poi è stato fatto. Diversi anni fa si organizzava il Giro d'Abruzzo col grande Umberto Di Giuseppe, che io da corridore per me era una tra le gare più importanti a livello italiano e era internazionale. Nelle Marche, voglio dire, anche nelle Marche è un po' sceso a livello organizzativo, ci sono ancora diverse gare, ma a livello organizzativo le gare importanti dilettanti, se consideriamo il Gran Premio di Capodarco 1.2 Under 23, in Italia ce ne sono solo 9. Prima nelle Marche c'erano, anche lì da noi c'erano diverse gare internazionali, sono passate tutte, sono scese di categoria, scese di livello, da internazionali sono diventate nazionali. Ecco, nella gara di Capodarco abbiamo ancora questo forte calore di pubblico, ma quest'anno non c'è stato solo il calore di pubblico, c'è stata anche la qualità dei corridori. Abbiamo avuto 20 squadre straniere, 42 formazioni al via, penso sia un record per quanto riguarda le gare dilettanti, no Luciano? Se, insomma, sì, avete fatto la migliore di tutto per non far vincere la colpa. È arrivata seconda la Colpa con Ravasi, ha vinto l'australiano Hindley, terzo è arrivato Ryabushenko che era il grande favorito della Barazzago, quarto un altro australiano, ma una gara under 23, ecco, una gara under 23 al giorno d'oggi, molti ci hanno un po' criticato il primo anno che l'abbiamo fatta, poi adesso invece abbiamo avuto un grande successo per quanto riguarda la federazione, la Lega e anche a livello USA. A livello sì, le squadre, quelle che hanno tutti i vivai,
riportano tutti. È un vero mondiale. È un vero mondiale. Perché è fatto da Under 23. Dopo, per esempio, viene Ricosci, viene levitati perché quando uno organizza una corsa parte 8-9 corridori, tipo ogni corsa, le squadre sono 24-25. Pagambo 42 squadre, quante squadre? Due corse praticamente, è lì dove porta i costi. Ma come fai? Spinozzi sta lì, io sto lì, ti telefono le squadre, mi devi far partire a Capodarco, mi devi far partire a Capodarco, allora che fai? I telefoni tu porta a 4, quella a 4, capito? Quelle che poi li fai venire a 4. E quando una corsa perché viene bella? Perché quando una società ha 20 corridori, ne porta 4 o 5 a Capodarco, porta la crema e poi arriva la corsa, viene bella e arrivano tutti lì. Assolutamente. Gli australiani sono partiti in quattro, in finale su 9 corridori c'erano 3. Eccoli qua, questo è proprio il muro. Poi c'era una fuga di 4 punti e mezzi. E loro sono riusciti a partire dal gruppo a metà corsa e riprendere la fuga. Tu Gaetano sei veramente innamoratissimo di questa tua crema. Ma noi dobbiamo parlare l'appuntamento di domenica prossima. Lui è tornato al 16 agosto. Io non parlo con te, parlo con loro, ancora su con loro, con l'amatori. Guarda, non mi tradite, domenica venite in Porto Santo Spirito. Non mi tradite. Eccola qua la locandina. Chi non vi vedo Santo Spirito a Callarò non vi minduo. Non vi faccio Cioè lui prende le presenze. Gaetano Gazzoli prende le presenze alla Gran Fondo e poi vede se vengono confermate anche a Torano Nuovo. Monica e a Carla volevo chiedere, è anche questo un modo, il ciclismo è riuscito a mettere insieme anche comuni e istituzioni differenti, perché il ciclismo in questo dà una mano, mettere insieme comuni e territori differenti, anche se confinanti. Sicuramente, questo lo dimostra proprio la gara a Capodarco, dove un paese intero partecipa a questa grande manifestazione, la comunità, gli abitanti, e quindi sì, il ciclismo unisce tutto questo. È un territorio che si trasforma anche un po' quando ci sono gare ciclistiche, insomma avete una grossa tradizione. Sì. Si trasforma dal punto di vista dell'entusiasmo, immagino. La gente si carica. Si carica. Più di Gaetano Gazzoli? No. Complicato. Più di complicato. Lui. Complicato. Comunque volevo fare un saluto a Vincenzo Santoni e fare un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti della Gran Fondo, della gara ciclistica di domenica, a Marca Fermana. E vi aspettiamo tutti. Domenica 16 ottobre. Vedete tutti, tanto c'è da fare 80 km turistici, da turismo. Lui la mette su, capito? Tanto è semplice, quindi potete venire. Potete venire tranquillamente. Il vincitore avrà quella maglia, Carla? Sì. Assolutamente. Ma voi partecipate? No. Noi saremo in sella, non in bici, ma faremo parte dello staff. Ah, ok. E quindi in moto. Ma stare nell'organizzazione è un tourbillon, immagino che questi sono. Assolutamente sì, è una grossa emozione anche quella, partecipare non solo in sella, ma come generalmente facciamo. A tutte le Gran Fondo noi partecipiamo in sella sulla bici, però questa volta diamo spazio. Avete preferito stare tra lo staff? Beh, noi siamo un gruppo Capodarco Bike che è formato più o meno da una cinquantina di iscritti e noi condividiamo sia la passione per la mountain bike che per la bici da corsa e quindi partecipiamo alle cicloturistiche e anche a qualche Gran Fondo. Adesso domenica faremo soltanto organizzazione. Organizzazione. Per iscriversi, per chi volesse partecipare, come deve fare? Deve iscriversi sul sito, mi sembra che c'è tutto. Eccolo qua, granfondomarcafermana.it. Eccolo qua, proprio Maurizio si iscrive, il nostro Maurizio da qui va a finire che si iscrive live, viene lui a fare la Gran Fondo Marca Fermana, ok, quindi oppure potete la mattina, andare la mattina
anche la mattina, viene la mattina alle 7, fino alle 8 e mezza c'è le iscrizioni. Oggi mi sembra che c'è scritti una ventina di persone, mi sembra d'Aquila, mi sembra la persona, non so. Latina. No, qui d'Abruzzo, mi sembra una società, una ventina erano dei ragazzi. Vi siete fatti un obiettivo sui numero dei partecipanti? Sappiamo benissimo che le Gran Fondo quest'anno è stato veramente un successo a livelli di numeri sia in Alta Italia che anche in Centro Italia. Io ho fatto quella la Gran Fondo di Roma domenica. Quindi anche ho domenica. Ho fatto la corsa lì, io e mio figlio domenica. In quanti erano domenica? 5.000. 5.000. Cioè una Gran Fondo di Roma che era partita con 600-700 iscritti, siamo arrivati dopo pochissime edizioni. Beh, domenica penso a Porta del Piero non dovrebbe essere tanti. Penso un bar di 100, 300-400, non lo so. C'è una Gran Fondo in Sudafrica, 35.000 iscritti, vanno da tutte le parti del mondo. Cioè il successo di questo sport oggi, possiamo tranquillamente dire che questo sport si regge molto su questo grande movimento di grandi appassionati di ciclismo. Il turismo chi lo porta? Lo porta il ciclismo. Io l'ho detto, a Capodarco c'avevo 450 persone a dormire. Se tu vedi Capodarco, la sede di Capodarco è un pellegrinaggio di ciclisti che vengono su, si fanno la fotografia sul monumento Casartelli, gente che non conosci, gente che sta per esempio al mare da queste parti oppure delle Marche, sta al mare, vengono su, fanno la sede di Capodarco. Delle volte vedi anche le donne, ho visto una volta una donna con la bicicletta da donna a fare la sede di Capodarco. Sì. Anche solo per provare. Comunque, in bocca al lupo, noi dobbiamo chiudere anche perché sono le 22. Vi aspetto tutti a Porta del Pino domenica. Domenica per la Gran Fondo Marca Fermata. Radio Cronaca, che volete vedere? Assolutamente, andate alla Gran Fondo Marca Fermana, Adriano. Un saluto a Federico Roganti, che è un collega che fa radioinformazioni con la Lega, lo saluto, è in ascolto, e gli volevo dire, Federico, cerca di coinvolgere più amatori possibile per farli venire domenica su a Porto Sant'Elpidio. Lo so che è difficile, gli amatori adesso praticamente hanno quasi mollato un po', magari, però vale la pena, perché è una grande organizzazione, un'organizzazione tipo Tirreno Adriatico Giro d'Italia. C'è anche Rai Sport, eh? Ecco. A posto, va bene, in bocca al lupo. È stata una lunga serata, ovviamente noi seguiremo con particolare attenzione sia il Mondiale sia la Gran Fondo Marca Fermana. Io ringrazio tutti gli ospiti, partendo come di consueto da Luciano Robottini. Ciao Luciano, buon Mondiale, ci vediamo giovedì prossimo, un applauso. Buon Mondiale a tutti, buonasera. Buon Mondiale a Leonardo Bevilacqua. Ciao Leonardo, speriamo. Occhio che se azzecchi Buanni devi tornare. Ok, grazie Leonardo. In bocca al lupo per la Gran Fondo Marca Fermana. Gaetano Gazzoli, ciao Gaetano. Gaviria, ok. Ad Adriano Spinozzi e su Arnaud Demar. Ciao, grazie. Adriano. A Monica Properzi e Carla Ciuccarelli, ciao ragazze. Grazie. In bocca al lupo. È tutto per questa sera, ringrazio Maurizio Daguin, regia, Silvia Gentile alle camere. Noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.